Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video spiego come risolvere così l'errore riguardo al codice 102 che non riesci così a connetterti alla rete su Steam, oppure non riesci a connetterti al tuo account su Steam. Quindi in questo caso se sei entrato così nel tuo uh, account Steam, quindi sei su Steam e puoi direttamente disconnetterti dall'account in alto a destra qua. Vai direttamente su Disconnettiti dall'account. Se ti esce tipo la schermata che non riesci a caricarsi però in alto a destra c'è il tuo profilo e puoi disconnetterti. Una volta fatto andiamo direttamente nella sua cartella. Quindi andiamo nella cartella, vai su questo pc, vai su disco locale C, scendi fino a giù fino a trovare programmi per 86. Scendi fino a giù fino a trovare così la cartella Steam. Depot cache, cancella tutte le cache e svuotiamo il cestino. Una volta fatto, chiudiamo un attimo la cartella, andiamo direttamente su Windows Defender, protezione firewall della rete, consenti app tramite firewall. Facciamo modifiche impostazioni, Consenti un'altra app, poi disco locale C. Programmi per 86. Scendi fino a giù fino a trovare la cartella Steam. E vai a mettere Steam.exe e fai apri. Steam è già nell'elenco delle eccezioni. Ecco, Steam, metti la spunta su privata e pubblica. E facciamo ok. Una no, volta fatto vai direttamente su cmd e segui come amministratore. Scrivi sfc spazio slash scanno. Nessuna violazione di integrità trovata. Una volta completata così la procedura, fai Exit. Se non dovesse funzionare, andiamo direttamente sulla nostra rete. Impostazioni di Rete e Internet. Impostazioni di Rete Avanzate. Altre opzioni, scheda, modifica. 4 TCP IPv4. Ottiene indirizzo serve DNS automaticamente e fa OK. Ora, una volta fatto tutto, non ci resta che rifare di nuovo l'accesso al nostro account Steam. Quindi andiamo su Steam. Una volta fatto l'accesso, vado direttamente su Steam. Imposta, vuoi eliminare tutti i file nelle cache, Google, tecnologie del browser? Elimina i dati del browser faccio elimina. E basta. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video, cercherò di realizzare altre guide a riguardo su Steam e il suo codice 102 e i problemi di connessione. Quindi, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!